cosa vuole dirci Jack, lo squartatore, con questa lettera? Questa lettera è una chiara sfida, lì dove parliamo di narcisismo maligno, non parliamo soltanto di volontà di affermazione a se stesso, ma volontà di far sì che gli altri riescano a vedere questa grande opera d'arte che loro hanno commesso, hanno compiuto, hanno rifinito. Quindi una grande opera d'arte caratterizzata appunto proprio dall'essere riusciti ad esprimere la propria rabbia, la propria aggressività, la propria volontà di onnipotenza. Guardate quanto sono bravo, guardate che cosa faccio, e vi sfido peraltro, non so se riuscirete mai a prendermi, avrei piacere che comprendesse quanto io sono bravo. Questo è il suo messaggio, questo è quello che lui con quella lettera, il fondo di queste lettere, di quella lettera che sicuramente è sua, ci dicono. Le altre lettere lascerebbero pensare anche che possano essere sue. E per quanto riguarda il numero delle vittime, sono state trovate 5 vittime, sicuramente 5, ma si ritiene che possano anche essere 15, in quanto in quel periodo lì ci furono appunto altre prostitute, stiamo parlando del 1888, stiamo parlando di altre prostitute voglio dire, così, non riuscirono a trovarsi, più che scomparvero. Il profilo da ipotizzare potrebbe essere questo che sto dicendo già fu commentato allora all'epoca. Possiamo aggiungere però, alla luce delle nuove acquisizioni, delle nuove tipologie, quindi vedi la classificazione dell'FBI, vedi la classificazione di George Palermo, Vincenzo Mastronardi, estese quindi alla luce delle nuove ricerche attuali sui serial killer, che non venivano chiamati così prima naturalmente. Beh, primo possiamo dire che l'ipotesi che possa essere un medico è poi franata, perché i tagli non erano così precisi come un medico avrebbe potuto compiere. Due, potrebbe essere stato un macellaio, perché no, si continuava sempre a sospettare comunque che fosse un membro della figura reale. Questa volontà di onnipotenza poi dopo espressa, beh, ci lascerebbe pensare quindi che possa essere, quindi dicevo alla luce delle nuove acquisizioni, un soggetto dalla rabbia rimossa, cioè ce l'ho tanto contro mia madre, che a questo punto voi donne siete tutte prostitute, e quelle che mi capitano a tiro me la dovranno pagare. Perché la scelta delle vittime prostitute? La prostituta rappresenta il peccato, rappresenta l'essere umano poco umano da punire, l'essere peccatore, l'essere che quindi analogamente a mia madre, stando a ciò che dalle lettere si può psicografologicamente appunto ricostruire, analogamente a mia madre, anziché dedicarsi alla mia persona, alle nostre persone, si è dedicata a qualcos'altro, merita punizione. E difatti lo dimostra il fatto che aggrediva le prostitute oltre che sgozzandole, ma nelle parti basse, quindi togliendo tutto ciò che ruotava intorno all'apparato riproduttore della donna. L'ultimo delitto, quello di Mary Kelly, è stato uno dei delitti più efferati e più atroci per le asportazioni, per tutto quello che è avvenuto. E che quadro ci si può fare di un predatore del genere? Questo overkilling, questa necessità di continuare a punire la donna ad ogni costo, lascerebbe pensare che nel momento in cui ha cominciato ad accoltellare, non riusciva a fermarsi appunto proprio per quella rabbia esasperante, quindi quella rabbia
Esasperante per lui ed esasperata appunto proprio nella criminodinamica, nel momento in cui c'è questo galoppo aggressivo, proprio un galoppare aggressivamente che conduce appunto la persona all'impossibilità di fermarsi, perché come se fermandosi non si fosse contenti della espressione della propria rabbia. Devo giungere fino a che sono veramente sazio, e questo essere sazio quindi può giungere dopo 32 coltellate, dopo un certo numero di coltellate, quindi tutta quanta la sua rabbia ossessiva peraltro, quindi si slatentizza appunto proprio in una delle nella sua ritenuta l'ultima vittima, ed è l'espressione più aggressiva, possiamo dire, della sua rabbia esasperata.